A un anno dalla guerra in Ucraina, in tanti a Firenze scesi in piazza e poi uniti in una lunga catena umana per dire no alla guerra, sì alla pace, al cessate il fuoco, subito, senza se, senza ma e senza armi. Promossa da sindacati, partiti e associazioni laiche e cattoliche, la mobilitazione partita da Piazza dei Giudici e proseguita sui Lungarni fino alla Galleria degli Uffizi, lanciata da Europe for Peace, ha visto partecipare tra canti, striscioni e bandiere della pace cittadini di ogni età, preoccupati per l'escalation del conflitto con il rischio dell'uso di armi nucleari. E non so come si potrebbe vincere, non so cosa, come potrebbe finire. Credo che sia impossibile finire con le armi, credo che solo con le trattative sia possibile interrompere la guerra e interrompere questo sterminio di persone, ma non c'è una voce che esce, una voce pubblica abbastanza forte. Non ci sono dubbi, sempre lo diciamo, su chi sia l'invasore e chi sia l'invaso, e la figura di Zelensky ha molte ombre. Per il segretario generale CGIL Toscana Rossano Rossi, la guerra non si può fermare con la guerra. C'è bisogno di un cessate il fuoco immediato e l'apertura di un negoziato vero con il coinvolgimento delle Nazioni Unite. C'è una logica di interessi economici e di interessi commerciali nell'indifferenza di tutti. Mettono a un tavolo e facciano questa trattativa, se non altro per i giovani, sia da una parte che da quell'altra, perché quando si sente parlare di decine di migliaia di ragazzi morti lì al fronte. A cantare in piazza c'era anche l'ex presidente della Camera, deputata del PD, Laura Boldrini. Si parla solo di inviare armi, armi pesanti, armi sempre più potenti, e manca invece la parte che riguarda il dialogo, che riguarda una conferenza internazionale di pace.